Buonasera a tutti, benvenuti. Sono io che ringrazio voi intanto e anche il World Camera per l'invito che è stato così. Ci siamo trovati, sono felicissimo di essere qui con voi questa sera per parlarvi un po' del mio lavoro, della mia passione. Non so chi di voi ha già visto un pochino quello di cui mi occupo, mi sono specializzato in questi anni nella fotografia notturna, nella fotografia astronomica. Sono figlio di un fotografo e quindi ho avuto la sfortuna di dover fare matrimoni e battesimi già dai 12-13 anni d'età per aiutare il babbo, ma poi ecco, mi sono quindi disaffezionato alla fotografia immediatamente in questo modo, non me ne sono occupato per un po' di anni, di professione, di formazione, poi accompagnando il papà, ma di professione normale io ho una formazione da grafico. E quindi alla fine i software sono sempre stati quelli per me, sia per la fotografia che per la grafica, quindi poi dopo ho iniziato a occuparmi di formazione e a insegnare a grafici e fotografi tutti i software, la suite Adobe, insomma i prodotti Adobe. E sono sempre stato appassionato all'astronomia fin da bambino e ho scoperto tardi nella mia vita, tardissimo, verso già i 30 anni, cioè praticamente ancora ieri l'altro, no? Ecco, verso i 30 anni ho scoperto tardi che si poteva fare fotografia astronomica. Io pensavo all'epoca che si servissero osservatori da milioni di dollari per fare qualcosa del genere, perché anche soltanto 12-13 anni fa non c'era l'informazione online che c'è oggi, o si era già nel giro degli astrofili, degli appassionati, allora sì, no, certo, si sapeva, ma io non me ne ero interessato fin lì alla fotografia astronomica, ho scoperto che si poteva fare fotografia astronomica da casa con la strumentazione normale, tradizionale, senza doversi inventare niente di eccezionale. E da lì è partita una malattia positiva, molto positiva, che ha cambiato la mia vita sotto tutti i fronti, tutti gli aspetti. Stasera cercherò di raccontarvi un po' in che modo l'ho fatto, vi faccio vedere un po' di immagini, vi racconto qualche viaggio, cerco di così trasmettervi un po' della mia passione per questa disciplina che secondo me è infinita sotto tanti punti di vista, è multidisciplinare, vi insegna un sacco di cose, avete un sacco di buoni motivi per prendervela con la strumentazione meccanica, elettronica, ottica, vi potete arrabbiare per un sacco di buoni motivi facendo astrofotografia, però ecco, è davvero, vi dà tantissime leve, cioè a me è una disciplina che ispira tanto, ci porta a viaggiare, ci porta a guardare il cielo, a conoscere un po' di astronomia, è veramente molto bella. Allora, vi parlo di fotografia notturna questa sera e inizio facendolo con gli esempi di fotografia notturna più semplici che si possono realizzare già con la strumentazione tradizionale, senza dover comprare per forza qualcosa di strettamente astronomico. La Luna. La Luna è un aspetto fenomeno notturno, è il primo che ci viene in mente se pensiamo alla notte, no? Da poter fotografare facilmente, con facilità. È sempre quella la Luna, ma in realtà ci dà così tanti spunti creativi di fotografici per la fotografia che, ma in verità abbiamo tantissimo da imparare e tantissimo da fare volendo. E poi ci sono tutte le fotografie che ci portano ad ambientare la Luna con il terreno, con il territorio, con il terrestre in generale. Anche qui, queste sono immagini semplicissime, ad esempio, perché sono singoli scatti volendo. Questo è un singolo scatto, l'albero è sottoesposto. La vedete molto grande, la Luna, perché sono a focali lunghe, sono a 600 mm su full frame in questo caso, quindi c'è questo schiacciamento dei piani che rende apparentemente la Luna insolitamente grande rispetto a quanto non ce la immagineremmo rispetto a quell'albero, vero? Che se anche non sapete che albero è e dov'è, in realtà la suggestione che abbiamo è un po' quella, è dovuta soltanto alla lunga focale. Abbiamo infinite possibilità di incastrare la Luna in corrispondenza degli elementi terrestri che desideriamo. Qui, se sul campo la tecnica è semplice, è tutto pianificazione, perché abbiamo oggi tante applicazioni anche per gli smartphone, per i tablet, come PhotoPills, che lo conoscete un po' tutti. Ci sono tanti strumenti che ci permettono di
utilizzare la fotocamera per inquadrare magari la torre del castello, ecco, e vedere poi contemporaneamente dove passerà la Luna in corrispondenza della data e dell'orario che desideriamo, e così noi ci spostiamo sul terreno proprio per ottenere la stessa sovrapposizione simulandola giorni prima. Terza idea, torniamo di nuovo al grandangolo, classico. Primo vero, forse, passo verso la fotografia astronomica, perché qui escludiamo il terrestre, volendo, ma in realtà lo possiamo anche includere. Non è per forza paesaggistica questa, perché come vedete possiamo anche decidere di realizzare una serie di scatti solo con il cielo. Qui noi facciamo una serie di fotografie. Qual è la difficoltà? Di saper esporre correttamente il primo scatto. Basta, utilizzo il manuale della macchina fotografica, stop, e lanciamo una sequenza di scatti che devono avere in mezzo la pausa più breve possibile, possibilmente, perché sennò si vedono le interruzioni sulle linee. Ovviamente mettere 0 secondi di pausa o soltanto 1, poi dipende da quanto sono lunghi gli scatti e da che buffer e che velocità di trasferimento ha anche la macchina, la schedina. Ci sono tante forze in gioco che poi ci portano a sperimentare, a fare anche i nostri errori per arrivare poi qui. Non sono le stelle che si muovono, lo sappiamo che è il pianeta che ruota, però a seconda poi di dove puntiamo la macchina fotografica otteniamo effetti diversi. La volta celeste sembra ruotare apparentemente attorno alla polare, perché la polare coincide, no, con la proiezione del nostro asse di inclinazione terrestre, e quindi la polare che in realtà ruota, come ben vedete, in realtà anche lei si muove, non coincide esattamente con il nord geografico, però se ci e quindi qui abbiamo cerchi concentrici. Tutte le stelle sembrano ruotare attorno a questo punto. Se ci dirigiamo anche soltanto a est, circa 90 gradi dalla polare, abbiamo già delle altre forme, molto differenti. Adesso ritorniamo subito sul tema strettamente astrofotografico con un altro genere. Star Trek, l'aurora boreale, la Luna, dopodiché cosa vogliamo fotografare? La Via Lattea, per forza. Tanti fotografi arrivano già dalla fotografia tradizionale con l'idea di fare la Via Lattea. Ok, l'angolo di campo che inquadriamo, ecco, quindi tanto più è lunga la focale, anche se c'entra anche il sensore, tanti meno secondi avremo dal cavalletto prima che le stelle si allunghino, quindi dal cavalletto mettiamo il grandangolo più aperto che abbiamo, magari riusciamo ad arrivare a 20 secondi di esposizione, sono comunque pochini, si possono fare stacking, quindi anche somme di immagini, volendo possiamo fare magari 10-20 foto da 20 secondi e sommarle per aumentare la qualità, ma comunque la svolta arriva lì, quando invece che fare scatti singoli da 20 secondi facciamo singoli scatti da 2-3-4 minuti, allora ecco, iniziamo ad aumentare quello che si chiama rapporto segnale-rumore, un'altra bestia nera che si impara con l'astrofotografia, e che significa semplicemente calcolare in qualche modo, prevedere la qualità della propria fotografia. Si può osservare a occhio nudo durante la totalità. In questo momento ho tolto i filtri fotografici e ci siamo tolti anche gli occhiali. Fino a lì, ovviamente, bisogna conservare sia gli occhiali, anche i filtri, se non vuoi poi tornare qui molto presto a cambiare tutti i corpi macchina, perché vai a fondere tutto, chiaramente, quindi si può togliere tutto, ma soltanto dal diamond ring, insomma qualche secondo prima, il sole deve essere quasi irrilevante. La cosa assurda è che anche a occhio nudo, già le vedete, è l'unica occasione dove riusciamo a vedere le protuberanze del sole, senza doverle isolare con un telescopio solare che intercetta una frequenza sottilissima, quindi è un filtro che costa intorno ai 1500 euro, attivo, cioè che va in temperatura, elettronico, quello che usiamo nei telescopi solari. Ecco perché vi dicevo, guardate che vi servono dei telescopi specifici, perché costano. Di nuovo, astro inseguitore, guarda in quante occasioni riesci a riutilizzarlo. 600 mm di lunghezza focale, completamente fuori dalle possibilità di un astro inseguitore, ma in realtà ha funzionato perfettamente, perché il mio scatto più lungo doveva durare soltanto 4-5 secondi. E non ve l'ho raccontato prima perché non vi avevo ancora parlato dell'astro inseguitore, ma è quello che uso anche in generale per tutte le lune HDR, dove la posa più lunga è così lunga da arrivare anche a 5-6 secondi per la parte più buia, oscura della luna. E quindi sul cavalletto è strisciata la luna, si è già mossa. L'astro inseguitore vi ritorna utile anche lì. È uno strumento eccezionale perché vi dà accesso a un sacco di tipologie di fotografie notturne e vi costa una sciocchezza, perché rispetto alla strumentazione fotografica tradizionale quello vi costa 300 euro e vi dà accesso a Via Lattea, Luna, HDR, addirittura l'eclissi.
Imaging planetario non è solo Luna, ecco, da casa possiamo fare delle cose del genere, con questi strumenti qui, un po' più grandi di quelli che vedete, anche un po' più grandi, si può iniziare da questi strumenti per fare le prime osservazioni, Luna, pianeti un pochino più grandi dal nostro sempre punto apparente di osservazione, quindi Giove, è apparentemente quello un pochino più grande che osserviamo. In ogni caso l'ottica non la lasci mai attaccata sul telescopio, perché sarebbe, cioè, un controsenso, è proprio il telescopio, capito, che diventa l'ottica. Non vedere differenze, è sempre la stessa cosa, è sempre l'oggetto che raccoglie luce e la manda al sensore. E poi c'è il corpo macchina. Deep Sky. Finalmente ci siamo arrivati. Dove è nata la mia passione, perché è cresciuto con i film di fantascienza e con l'enciclopedia del nonno, lì c'era la testa di cavallo in bianco e nero. E ho preso il mio primo telescopio fotografico quando ho scoperto che si poteva farlo per fotografare la testa di cavallo, cioè il mio obiettivo, il mio sogno era quello. Il bello dell'astrofotografia Deep Sky è che il sensore fotografico in generale, qualsiasi qui, ha la capacità di accumulare la luce, riesce a superare i limiti del nostro occhio, che di notte coinvolge dei recettori più predisposti per permetterci di vedere qualcosa, ma comunque è molto limitato. Vediamo in bianco e nero e vediamo comunque poco. Il sensore fotografico accumula la luce e questo è un confronto sulla stessa zona di cielo, una zona della costellazione di Orione, quindi cielo invernale, dove vedete la grande nebulosa di Orione, la testa di cavallo, l'anello di Barnard, la testa di strega addirittura. Vediamo con il sensore fotografico un sacco di oggetti che, bene o male, a occhio nudo, non possiamo assolutamente distinguere, sono luci troppo deboli. E l'astrofotografia Deep Sky, quindi, si sposta più lontano, abbandona il nostro sistema solare. Che cosa facciamo? Fotografiamo oggetti presenti nella nostra galassia, quindi allontanandoci decine, centinaia di anni luce, ma come vedremo anche milioni di anni luce, addirittura arrivando a fotografare altre galassie oltre la nostra Via Lattea. Però, ecco, in sostanza vi dà accesso a dei panorami così. Allora, questo è un'ottica da 200 mm di lunghezza focale. Assomiglia a un obiettivo, in realtà è un telescopio. Assomiglia, si è camuffato, ma in realtà è un telescopio. Quindi ci sono i blocchi per la messa a fuoco. È tutto costruito per rendere al meglio nell'ambito notturno. Vanno benissimo anche le ottiche tradizionali, quando si inizia e anche per tutta la vita, potenzialmente, perché in realtà dipende da quello che vogliamo fare. Ecco, a 200 mm la fotografiamo tutta. E qui dietro ho messo un sensore per questa foto, chi se lo ricorda? O APS-C o micro 4 terzi, quindi anche un sensore piccoletto. Però la prendiamo tutta a 200 mm. La zona del cigno l'abbiamo sulle nostre teste d'estate, è una zona ricchissima di nebulose, proprio perché è quella bella Via Lattea estiva che punta in qualche modo un po' verso il centro galattico, beh, non qui, però comunque sono zone molto ricche, perché guardiamo in generale verso l'interno, e quindi abbiamo zone molto luminose, molto ricche di oggetti vari. Considera che per quanto allarghi il campo, quindi aumenti la luce che ti arriva, che raccogli, aiuti tutto, però almeno sempre un'ora, un'ora e mezza per partire con un minimo di foto devi farla, perché sennò qua, quando aumenti la scala, cioè quando restringi la scala e aumenti la focale, devi compensare integrando di più, perché sennò la singola foto è sempre bruttina. Ecco, Orione lo vediamo così dal 90 mm da casa, col telescopione lo vediamo così. E ci entriamo dentro, è una fotografia meravigliosa. Tra l'altro questo è l'oggetto per i principianti, è l'oggetto del cielo notturno Deep Sky più luminoso che abbiamo. Facilissimo. La vedete se mettete la vostra macchina sul treppiede, fate uno scatto di 5-6 secondi, vedete già i colori, un accenno di colori. Quindi è proprio il primo elemento che andiamo a scattare se iniziamo d'inverno, perché è proprio il più facile di fronte al quale ci troviamo, e che non dico che come andare di giorno, però ecco, siamo in condizioni agevolate per muovere i primi passi nel Deep Sky, che poi sarà articolato e ci farà soffrire un po', vero? Ci fa soffrire un po'. Sempre un piacere di scoperta, di sorpresa verso anche quello che fotografiamo, perché ovviamente facendo Deep Sky, va di pari passo con la passione per capire quello che stiamo fotografando, no? Quale fotografo scatta senza sapere qualcosa sul soggetto. E qui avremo pane per i nostri denti. Per
conoscere la storia di questi oggetti dell'universo per capire tanto di più di quello che ci sta attorno, capire che alla fine tutto funziona un po' uguale, come funzionano le cose anche qui, non c'è una gran differenza in effetti. Ecco, Deep Sky, dicevo, può puntare, ultime due o tre foto, poi ce l'avete fatta, siete stati pazientissimi, può puntare molto più in là, quindi possiamo ambire a fotografare anche oggetti oltre la nostra galassia, quindi riusciamo anche ad andare a fotografare altre galassie. Andromeda è la più famosa, forse la più conosciuta, quella con cui Edwin Hubble ha scoperto che l'universo era leggermente più grande di quello che si sospettava fino all'epoca, no? Dove pensavamo che la nostra Via Lattea fosse tutto l'universo, e questa si chiamava Nebulosa di Andromeda. Andate a San Bartolomeo, andate in Val d'Aosta, avete vicino a casa, accidenti, uno dei cieli più belli che possiate vedere in Italia. Ecco, da lì l'Andromeda la vedete a occhio nudo molto bene. È grande e questo scatto è stato fatto a 300 mm di focale, non tanto di più. Da casa, con quella focale lunga, ci entro dentro Andromeda. Possiamo arrivare a fotografare galassie così lontane da vedere addirittura gruppi di galassie a decine, a centinaia di milioni di anni luce. Ci sono oggetti, gli oggetti più luminosi del cosmo in assoluto credo siano le quasar, che sono delle galassie primordiali, vecchie, molto molto lontane da noi, che fanno talmente tanta luce che le si riesce a osservare con un puntino, a distanze impossibili. E ho fotografato diverse quasar, anche voi lo fareste, perché vi capitano in mezzo all'inquadratura. E una l'ho marcata, mi ricordo, per raccontare questa cosa in una delle mie immagini, ed era a 10,5 miliardi di anni luce, dunque l'universo ne ha 13. Io ho fotografato un puntino di qualcosa che si trova a 10 miliardi e passa e più di distanza da noi. Non si vede nient'altro, non si può separare nient'altro che un puntino ovviamente, anzi se non fosse una quasar nemmeno potremmo vedere nulla a 10 miliardi di anni di distanza. Però è eccezionale poterlo fare nel Deep Sky amatoriale, oggi non è mai stato così facile e così economico. No, uso camere astronomiche in quel caso, monocromatiche, però senz'altro la resa è eccezionale, perché tecnicamente è molto ben spiegabile non avendo la matrice di Bayer sopra, non avendo un filtro sopra. È fantastica, poi però è tutte immagini in bianco e nero, ma se ti piace il bianco e nero è la miglior macchina che puoi comprare per far foto in bianco e nero, perché senza il filtro sopra che fa i colori, il sensore ha una resa eccezionale. Grazie.